Ok, si riprende? Perfetto. Ciao Lollo, ciao, ciao anche Super Gameplay che era in attesa, ciao. Benvenuti a tutti ragazzuoli. Ecco, mi è arrivata anche la notifica, perfetto. Più di così, per avvisarmi che sono live, è doppia addirittura, e vai in mona sta notifica. Mi sono arrivate tre notifiche in un secondo dal mio telefono per avvisarmi che ero live, anche se sono con un account solo, ma va bene uguale. Ragazzuoli, come state? Tutto bene? Tanto devo recuperarmi un attimo da. Oh no, ti sei bloccato. No, no. Io sono fluido come. Guarda, se vuoi te la riproduco anche da qua. Per dimostrarti che sono fluido. Adesso te la riproduco anche da qua. Guarda. Il mio canale. Vediamo se sono. Se la... Io sono fluido. Chi è che mi vede bloccato? Oltre che Super Game Player. Lollo, tu mi vedi bloccato? Ah, aspettate un secondo. Mi sono dimenticato di una cosa molto importante. Di mettermi qua su Discord. Ora sono in lounge se volete partecipare. Ah, mi vedono tutti perché mi dicono quattro spettatori, quindi mi vedono tutti, perfetto. Allora, controlliamo che qui va tutto bene. Ok, qui va bene, la live funziona alla perfezione. Chi ha problemi me lo dica che controllo. Tra l'altro mi sono accorto che c'è la mia vecchia foto. Aspettate che mi. Uè, Gigi, ciao! Ho appena startato la live. Se è arrivato Super Game Play che mi aveva detto che mi ero bloccato, allora stavo controllando se funzionava tutto quanto. Esatto. Come va? Cosa avete fatto? Io, tralasciando Gigi che ve l'ho detto, perdonami se ora non riesco, ma sto cucinando. Cucina, nutriti, nutriti bene, fai quello che vuoi, nutriti perché la nutrizione. Che cazzo sto a dire? È sempre ottima. Quindi nutriti prima di tutto, perché senza nutrirsi non stiamo in piedi. Allora aspetterò un po' prima di vedere i risultati. Mi incicciottisco, infatti, mi sono incicciottito anch'io oggi mangiando. È dalle 11 che mangio. È perché dieta e tutto il resto. Tra dieta e pranzo, ho fatto un super pranzo. Si sente a scatti. Un secondo solo. Sempre se mi vuoi, ma certo che ti voglio, ma certo, ovvio che ti voglio. Cioè, secondo te, Gigi, io non voglio un Gigi qualunque nella mia live. Ovvio che lo voglio. Cosa noi dice che alle 15 c'è una letta meteo arancione. Da noi invece l'hanno dichiarata domani, quindi può darsi che venga da giù, come può darsi che venga da su. A parte che io forse dopo esco, perché dovevo fare delle cose. Ma non è un problema, non è un problema, perché l'allerta non significa. Cioè, allora, chiariamo questa storia dell'allerta a chi non conosce. Le allerte meteo sono allerte che sì, dovrebbero stare chiuse delle cose perché come è successo l'ultima volta, può succedere, non deve risuccedere, perché eravamo impreparati, parlo di qua quando c'è stata l'alluvione. Però le allerte ti dicono stiamo a casa quando c'è qualcosa che non va. È ovvio che quando c'è qualcosa che non va stiamo a casa, perché se no andiamo fuori, poi alla fine ci rimettiamo noi e ci rimettono anche loro. No, guardavo sotto perché l'ultima volta qui ci hanno detto che c'è stata una scossa di terremoto, noi non l'abbiamo sentito, io ero fermo con le gambe, ho le gambe ferme. E allora quando si muove tutto cerco di guardare sotto se si muove qualcosa o anche sopra. Però il mio lampadario non mi dà corda perché è un lampadario così. Quindi se nel caso c'è una scossa.
L'hai sentita? Oh, io non l'ho sentita, io ero praticamente, ero appena uscito da lavorare quel giorno lì, ero appena uscito ed ero andato nel bar. No, quello è stato alle 4, stavo tornando a casa. Stavo tornando a casa, ero quasi a casa. Ma di quanto è stato? Ma il terremoto era iniziato dal suo paese. Ma il terremoto era iniziato. Un attimo, eh. Ah, ho capito. Dovevo capire. Ora ti sento. Bene, perfetto, sarà stata la tua connessione. Comunque, ribadisco, chi si vuole unire in Discord, sono il lounge del canale Discord, aperto a tutti. Chi vuole parlare, così, perché avevo detto che parlavamo insieme, così almeno parlavamo insieme di tutto. Quello che io voglio dire è che non credo ci siano state altre scosse, io adesso controllo. Controlliamo in diretta? Controlliamo in diretta. INGV. Controlliamo se ci sono state delle scosse. Ro, Rodrigo. Allora una c'è stata stamattina. Marionio, Reggio Emilia, San Giovanni Rotondo Foggia, punto 3. Qui. Come una l'altro ieri? A Iolanda di Savoia, Ferrara, è qui sotto di me, qui vicino a noi. Ma va là, guarda che non me l'aspettavo. Allora ce ne sono state altre. Perché non mi vedo più? Perché non mi vedo più? Ah, ok. Perché non accendere la luce se nell'ombra? Perché mi piaceva stare nell'ombra. Perché c'è un disordine in casa mia. E la luce copriva poco. Cioè, la luce. Eh sì, campione, gli scherzi non arrivano mai da sole. Non arrivano mai da sole. Però. Io non ne sapevo niente, cioè, conta che se questo fosse stato in casa, ma che ora c'è stato? Ma ero a casa! Alle 20? Ero a casa! L'avrei sentita! Ragazzi, va tutto male, tutto male ultimamente. Rovigo, Firenze. C'è stato un terremoto dove non posso nominare perché sennò mi bannano completamente il canale. È la vita, è piena di disgrazie. Chi è? Ah, ok, ero io. E niente. 33 like, buonissimo. Buono, buono. Vedo. È piena di vita Jovanotti, quella canzone me la ricordo perché ce l'ho anche sul telefono. Allora, Gigi, aspetto te per guardare i risultati o lo faccio vedere adesso? Eppure il terremoto deve andare in Mona. Deve andare in Mona al terremoto. Cioè. Ne sono un sacco poi. Ultimamente no, questi giorni pochissime. Ho controllato. Però c'è stato un periodo che, diciamo, circa quanto c'è stato il terremoto quando noi ci sono state tantissime. Lollo, ma se.
Lollo, ma se ci siamo parlati l'altro giorno su Discord. No, queste frasi le conosco da Davide Puato. Pure io lo seguo Davide Puato. Intanto comincio, poi parleremo un po' dopo. Intanto io comincio a mangiare. Va bene. Chi è che toglie e mette like? Per favore, non togliete e mettete like perché già YouTube mi ha fatto veramente girare i coglioni dall'ultima volta. E sei tu. Lo so ormai che sei tu perché siamo in tre. Vero. Ma non ricordavo anche te, Veneto. Posso dire io delle frasi le so, delle frasi le uso anche come meme tutti i giorni. Niente, ma non sono stato io. Non lo so, anche se fossi stato tu, non toglietelo e rimettetelo perché sennò già me l'hanno fatto girare. Già mi hanno fatto girare l'ultima volta, li sto per mandare a fanculo, ho detto, però non li mando a fanculo, non mando a fanculo la mia piattaforma. Adesso Eschire, sono stato io. Eschire Mona. No, scherzo. Gli annunci della nostra. Va bene, non mi interessa. Allora, c'è un quarto spettatore. Adesso vi conto tutte e quattro. Allora, come avevo annunciato già da prima, adesso vado ad aprire la scheda degli spettatori, cioè no, ma che degli spettatori, vado ad aprire la scheda del canale perché dobbiamo controllare le statistiche della prima serie del mio film di Codigliogo, vedere com'è andata. Facciamo una cosa, contiamo. Devo aspettare 2 secondi perché ho visto qualcosa qui sotto, non so perché. Aspettare un attimo. Ok. Ditemi quando ci siete tutti perché avevo visto qualcosa di giallo qua sotto e credo che sia arrivato a voi, non lo so, eh. Ditemi se ci siete. Ok, sono arrivati. Ok, perfetto. Andiamo a aprire la scheda. Non è questa la scheda? Allora, cerchiamo con Yoko. Ho scritto Yoko. Ho scritto Yoko. Ci sono. Dai che sono curioso. Vai, vai, vai. Ho scritto Yoko. Devo andare in mona anch'io. Non va, non ve ne invio e mostra tutti. Ok. Allora, ditemi voi come devo fare, ma se facessi video di Codigliogo non era nessun strike perché devo chiederlo ai propri. Volevi farlo anche tu? No, adesso non, adesso li puoi fare, tranquillo. Mica ti arriva lo strike perché i creatori non sanno neanche. Manda in mona tutto e manda in mona YouTube, mandiamo in mona. Oggi mandiamo in mona YouTube. Ma se facessi vedere. No, li puoi fare tranquillamente. Io ho fatto i trailer, te l'ho detto, te l'ha detto anche Lita nel Discord. Dovevamo fare. Li abbiamo messi però per evitare i cosini, li abbiamo messi su Dailymotion i trailer. Che poi li avevamo mandati. Aspetta che fosse, ma mi sentite? Ma se facevi una copia del tuo? Una copia del mio, sì, io ho fatto il trailer, però poi ho me. Boom. Io ho fatto il trailer. Ditemi se mi sentite bene, se no avvicino il microfono alla web. Il microfono sarebbe tipo così. L'ho fatto, però l'abbiamo messo in un altro sito. Forte e chiaro, ok. L'abbiamo messo in un altro sito per evitare problemi, perché in quel. Ciao Stefania, ciao, benvenuta nella live. Stiamo parlando un po' di Codigliogo in generale. Stavo dicendo, li ho messi in un altro.
canale, perché in quei giorni lì mi sarebbe attivata la partner e allora ho dovuto sistemare. No, dicevo, se posso registrare il tuo video mentre su TikTok. E qui devi chiederlo al mio network, ma ti dicono di no, perché non è che non vogliono, è perché sono ancora sotto network, quindi aspetta un pochino, perché io ti direi di sì, però aspetta un pochino. Ciao Duncan, ciao, stiamo parlando un po' di Cotugno in generale. Allora, adesso vediamo i risultati della prima serie, poi le step. Ok. Ditemi voi come devo contarli. Devo contarli, chiedo consigli anche a voi, devo contare il numero di visual o solo i like. Devo contare il numero di visual o solo i like? Cioè, ditemi voi come devo fare. Chiedo consigli anche a voi in chat. Numero di visual. Perfetto, allora. Allora, partiamo subitissimo. Però innanzitutto un attimo che chiudo la porta, che c'è l'asciugatrice in funzione. E non vorrei. C'è un paio di mutande. C'è un paio di mutande qua. E non vorrei. Ragazzi, siamo. Dopo parliamo di quello. Aspettiamo che arriva Gigi. Gameplay, aspettiamo che arriva Gigi e ne parliamo subito. No, non è più uscita. Dopo ne parliamo. Allora, cominciamo dal primo, che sarebbe praticamente una sorta di. Era una sorta di tre di puntata che annunciava quello che andavamo a fare. Chiamato Code Lyoko Xanax Reborn. Questo video è del 25 marzo 2018 e ha fatto 1358 visualizzazioni con 51 like. Quel video lì, ve lo dico, è stato il primo che abbiamo messo i costumi, è stato il primo che abbiamo girato, ma è stato girato di fretta, ma talmente di fretta perché l'idea doveva andare via dopo un po', doveva andare via tra poco, l'abbiamo girato di fretta e ha generato 1351 visuali, io non so che cavolo sia. Comunque, fatemi prendere un attimo la calcolatrice. Aprimi la calcolatrice. Grazie. 1351. Questo qua, cioè è stato messo prima il backstage della prima puntata dei Code Lyoko fatto da quelli lì che ci dovevano essere sempre. I registi che ci dovevano essere sempre. Mi pare di sì. Non l'ho vista, non mi ricordo. Io mi ricordo di non averla vista. L'intervista. Ho visto solo i due video, poi non l'ho più vista, non ho più visto niente perché non è più uscito niente. E ha fatto 6.567 visual. Limotta, è stato il primo video. Cosa ti consiglio una cosa, se sei da solo compra Alexa, Google Home sono affidabili per la casa che ti aiutano. Sai che Alexa ce l'avevo? Alexa, ce l'avevo, me l'hanno fottuta nel trasloco, me l'hanno fottuta. Non so perché mi hanno fottuta Alexa. Tra tutte le cose che potevano prendermi, mi hanno preso un coso così. Un coso così. Un'Alexa poi, che poi non si fanno niente perché è collegata col mio account, quindi non si facevano niente. Costa un botto. Ma io voglio prendermi quello per auto. Quello per auto perché è più bello. Perché io non avendo una Alexa, un Bluetooth per auto, mi conviene prendere quello. Però costa 70 euro. 70 euro costa. Dicevo, questo ha fatto 6.567 visual del video che è esploso. Il primo video che è esploso di Code Lyoko è stato il backstage. Il primo backstage. Non so se perché. Allora, un po' so perché. Un po' so perché. Un po' è colpa.
mia nostra, mia di Elita, perché avevamo iniziato a sponsorizzarci sull'altro sito. Io credo con tutta la tristezza di questo mondo che ti dico che devo sloggiare. Devo sloggiare? Non ho capito. Devo sloggiare? Ci vediamo in live. Va bene, ci vediamo in live. Tranquillo. Perché l'abbiamo sponsorizzato sull'altro sito, non posso dire il nome del sito. Per dire, guardate che facciamo questa cosa qui con Corteria di Coda degli Ogro e ad altre persone. E l'hanno guardato e giustamente l'hanno commentato, quindi ci hanno anche lasciato un bel mi piace e tutto quanto. Quindi questo è quello esploso per primo, eh. È il primo esploso. Esploso in modo positivo. Non pensate male. Perfetto. Ah, l'altro invece, che è la puntata, ha fatto ben 2538. Ne ha fatte di più? Ma secondo il gioco sta per tornare, arriveranno anche i vecchi autori. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Io non lo so perché non so niente, non so come dovrebbero fare, siccome so che i vecchi autori sono i vecchi autori, però i vecchi autori, ormai quelli di Evolution, non li mettiamo neanche perché credo non reciteranno neanche. Comunque un continuo non avrebbe molto senso, un continuo di Code Lyoko? Ma guarda, secondo me, allora, devo ancora finire qua, adesso finiamo. Partiamo dal fatto che potrebbe anche continuare con gli occhi, ma secondo me lo sanno anche loro alla fine, che non avrebbe molto senso, perché con gli occhi è finito con Evolution. Evolution ha proprio fatto così da con gli occhi. Ci ha messo una bella pezza sopra e ha detto è finito qua. Perché hanno disattivato il computer. Fine. Il problema è che Evolution ha fatto fare con gli occhi una brutta fine. Una brutta fine perché è andato male, molto male. Ci hanno provato, c'è da dire che però ci hanno provato in Evolution a riprendere in mano la situazione. Non ce l'hanno fatta perché è stato fatto male. Pazienza, potrebbero rifarlo, ci devono lavorare su molto duramente perché devono riprendere tutta la fetta di pubblico che è, perché se tu vedi, se noi andiamo in televisione e poi ci ricordiamo di Evolution, poi vediamo tipo una grafica stile Evolution, il pubblico abbandona lì, perché già il pubblico, già Evolution non è piaciuto a nessuno, o meglio dire, è piaciuto il 70% del pubblico, mentre invece su Google. Ma intanto anche per come è finita la quarta stagione. La quarta stagione, io ti dico che la quarta stagione ti devo dire. Allora, io prendo Evolution come un. Oh no, dai. Hai fatto uno screenshot? Arrivo. Gameplay, la tua connessione, perché a me funziona tutto. Aspetta che ti rispondo qua. È la tua connessione. Ok, sì, infatti. Allora, è anche intanto come è finita la quarta stagione. Allora, la quarta stagione io l'ho presa come una cosa fighissima, perché mi è piaciuta la prima, mi è piaciuta la seconda, la terza e la quarta, la quinta proprio che sarebbe stata Evolution, l'ho proprio detto, e che mona sta cosa per cortesia, cioè sta dire sta la sta sta stagione non mi è piaciuta per niente l'Evolution. La quarta stagione
Credo che quel pezzo lì, l'ultimo pezzo dove disattivano il computer, è stato fatto un copia e incolla, ma proprio così. Vedi una cosa, cioè contro uno spettatore, Dio boia. Vedi una cosa, fai così, la riguardi, sai che deve finire questa cosa qui. Fai così, e la incolli qua e rimane attaccata. Adesso sì, fa schifo dirlo, però rimane attaccata. Quindi praticamente hanno. Aspetta che mi pulisco la mano. Quindi praticamente hanno fatto un copia e incolla della fine, secondo me. L'hanno rifatto in modo. Secondo loro è evoluto, però. No, secondo me non si aspettavano manco loro che finiva così. Si aspettavano tipo una cosa. C'è evolution, l'evoluzione, magari la gente è più spronata a guardarlo, visto che. È tutto in real life e fatto giustamente come avevo. Sì, ma non ha funzionato per una cosa sola, che hanno preso della gente nuova. Perché poi sappiamo come è andata a finire con Odd in Evolution, che fine ha fatto. Ciao gameplay. Sappiamo come è andata a finire con Odin Evolution, che fine ha fatto, e non ne voglio parlare. E questo mi ha fatto veramente schifo, perché tu persona, puoi fare quello che vuoi dopo un cartone animato, dopo una serie, un anime, un cartone per ragazzi, bambini. Ma non puoi conciarti in questo modo qui. Non puoi. Vabbè, canzoni rap le puoi fare tranquillamente, ma non puoi mandare in chat le cose. Di tue personali, parlo di cose personali perché non posso dire altro. Infatti, ma come fa? Infatti, non lo so, non puoi farlo. E soprattutto quando ti riconoscono, dico che tipo se torna il continuo con la quarta stagione, il sacrificio di Franzoba sarebbe stato inutile. Touché, Duncan c'ha ragione, touché. È stato praticamente inutile, perché scusami, tu hai. Loro hanno fatto, e qui secondo me. Sì, fa così, me l'ha detto da. Me lo disse Dalila e mi ha fatto vedere tutte le prove. L'ha fatto anche con lei. Ritorniamo al discorso. Touché, questo non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato, bravo Duncan. Non ci avevo pensato. Perché il sacrificio di Franzoppa era far sconfiggere Xa una volta per tutte. E nella fine della quarta stagione si vede Xana che muore. Quindi, alla fine della fiera, Xana è tornato in vita. Come ha fatto? Come ha fatto a tornare in vita Xana che era morto? Come ha fatto, anche se un computer è stato completamente distrutto da Franzo perché si è sacrificato. E si vede anche nella scena in cui ci sono Urik e Yumi che guardano lo spettro di Xana uscire da William e lui che tipo fa la blackface, la meme face, scusate, perché non lo dovevo dire, ma vabbè. La meme face più bella del mondo in cui Xana proprio muore e si vede per la prima volta la faccia di Xana. Io non so se gli autori di Code Lyoko, e mi dispiace dirlo, io non so, perché a me qualcuno ha replicato il sistema operativo e hanno ricreato il programma. Eh sì, ma sì, ho capito, ma spiegare, magari fare una cosa che tipo facevano vedere, tipo spiegare qualcosa, perché comunque io ho visto la prima puntata di Evolution più o meno, non hanno spiegato più di tanto, o per meglio dire non si è capito nulla. Traduzione: l'Evolution è andata in Mona, ecco. Adesso devo riprendere. Intanto continuiamo a riprendere la prima serie di Code Lyoko, perché sennò devo fare questo, poi devo aspettare Gigi, quindi riprendiamo. Poi
nel frattempo parliamo. Facciamo tutto in entrambe le cose. Faccio uno, parliamo, faccio uno e parliamo. Perché sennò qui non faccio niente. Però YouTube, anche qua YouTube non funziona perché mi contano spettatori, siete in quattro. Siamo in quattro. Non funziona. Cioè, non fun le cose non funzionano. Ecco le cose che mi fanno incazzare. Ecco, non funzionano. Non funzionano. Cioè, scusami, siamo in quattro. Siamo in quattro. Uno, due, tre, quattro. Ci sono io, Lollo, Super Gameplay e Duncan. Siamo in quattro. Perché me ne conti uno? Ecco, adesso, ecco Duncan, adesso vi vedo, anche Gameplay, adesso vi vedo. Perché non so perché, messaggi principali. Ecco, adesso si è ripreso. Ha problemi di connessione oggi. Poi boh, a caso hanno cancellato due settori, ma a caso, completamente a caso. Ciao ragazzi, sono ritornato, spero che la connessione regge. Usa i dati del cellulare. Se riesci. Usa i dati del cellulare, che è meglio. Allora. Dicevamo, ecco, adesso si è ripreso. Adesso si è ripreso. Allora, l'episodio 2 che ho fatto della rinascita chiamato Verso la base di Xana. Diciamo che non ha avuto tanto successo. Ha fatto circa 1000, però non ha avuto tanto successo. Un po' perché forse gli attori non erano quelli che volevano. Un po' perché forse non si era capito. L'arrivo del soldato, tra virgolette, c'è un soldato, quindi l'arrivo del soldato non ha creato tutto questo ben hype. Però si è fatto 80, però si è fatto 83 mi piace, si è fatto 48 mi piace. Ora ritorniamo al discorso un attimo del. Cioè, ragazzi, allora siete voi in chat, ditemi voi cosa devo fare adesso. Devo. Continuiamo col discorso o vado avanti con a contare l'avviso della prima serie e poi andiamo col discorso di Kodyoko. Cosa volete fare? Ditemi voi. Perché voglio sentire anche il parere della chat. Una domanda, cosa ne pensi? Non l'ho vista, non l'ho vista, ma penso che comunque. È un po' troppo tempo che ci sono, anche perché è un po' troppo noioso. Ma un po' troppo noioso nel senso buono, perché loro hanno capito che è una bella serie e ci fruttano dei soldi, quindi è una bella, potrebbe essere una bella serie. Boh, è uguale. Facciamo una cosa, facciamo tipo una tirata tutta veloce dei video della serie e poi parliamo di Kodyoko e tutto il resto. Facciamo una tirata veloce. Ok, poi cosa abbiamo? Il backstage dell'episodio 1, stagione 3, che è stato l'episodio 3. L'episodio 3. Per me va bene parlare del seguito. Non so cosa farlo a questo punto. Facciamo una cosa. Cambieranno tutti i doppiatori di sicuro, ame. Allora facciamo, parliamo e facciamo quello, parliamo e facciamo quello, facciamo entrambi, facciamo entrambi. Facciamo tutto fare. Sicuro, sicuro. Anche perché devono cambiare tutto. Dovranno rifare tutto. Allora, dicevo, la terza puntata, che sarebbe la fine di Xana, parlo sempre del mio, ha fatto, il backstage ci ha fatto 177. E il video che vabbè dura 50, dura un minuto circa, ha fatto un crack, è stato un fallimento quell'episodio lì. Ha fatto 124 visualizzazioni. Perché la telecamera era una GoPro. E allora ho detto, figo, giriamo con la GoPro. Non l'avessi mai fatto. Non l'avessi mai fatto. Anche quello però è andato molto bene con il mi piace. Per quanto devo bere, non c'ho neanche l'acqua. Mi va in mona l'acqua.
Io voglio dire solo una cosa. Quando ho pubblicato quella notizia lì, oddio, 50 secondi. No, perché vi comparate tra poco una cosa. Quando ho letto quella notizia lì, ci ho pensato molto prima di pubblicarla. Parlo. Sara non è stata ancora sconfitta a causa della luce che viva dal spegnendo del supercalcolatore. Il supercalcolatore, se viene spento, Xan è morto. Te lo fanno capire anche nella stagione in cui, non mi ricordo che episodio, c'è un episodio che comunque era ancora con il virus di... Arriva Gigi! Arriva Gigion! Mi ha mandato adesso un messaggio. C'è un episodio in cui, vabbè, lo devo dire tra poco perché adesso tranquillamente adesso vedrete un annuncio, ma non ci posso fare niente, e YouTube. Ok, adesso va meglio l'inquadratura. Aspetta che rispondo a... Hanno iniziato a trapanare sopra di me. Hanno iniziato a trapanare sopra di me. Vai in mona per cortesia! Ecco. Gliel'ho detto. Ciao Gigi! Ciao! Devo dire parole bannabili? Siamo su YouTube. Io lo so che siamo su YouTube. Allora, cosa mi sono perso? Allora, stavamo continuando a parlare di Codlioco e vai in mona trapano, dice Lollo. Stavo parlando continuamente della serie e stavamo contando i video. Stavamo facendo tutte e due le cose. Okay. Perché qui vogliono parlare della serie, c'è chi vuole vedere le visual, allora faccio tutte e due. Prima guardiamo un attimo le visual, poi quando abbiamo finito io e te in live discutiamo su cosa possa accadere nella serie. Ok, fammi leggere un attimo Duncan e continuiamo. Poi Evolution anche... Dimmi. Quasi quasi io vado un attimo a fare un post in community, uno di quelli temporanei, e annuncio che sono in live con te, così magari ti raccimolo qualche spettatore in più. Intanto tu parla. Va bene, ok. Vai. Poi l'Evolution, anche se spegne il super calcolatore, non basta per Marxana, spegnendolo lo stesso. Non basta, da quello che ho capito. Mi stai dicendo così? Allora, va bene. Io, scusate, ma delle volte ho una testa di cazzo. Quindi... non so niente. Sono in live nel canale della mia waifu. Come si scrive waifu? Waifu. Aspetta. Come si scrive? Aspetta, te lo scrivo. Waifu con l'H. W-H-A... Anzi no, senza l'H, scusa, ho sbagliato. W-A-I-F-U. W... A-I-F-U. Waifu. Un attimo, aspetta, che devo mettere il tuo canale. Sì. Chiocciola. Sì. Cosa ne pensi di Tryon? Io Duncan, mi dispiace, io quando c'è stato lui non l'ho visto, perché io quella serie lì non l'ho vista. Però da come ho capito, lui è il nuovo antagonista di Codlioco Evolution, da come ho capito. Sarebbe il professore, che in realtà c'è anche la madre di Elita, è lui? Correggimi se sbaglio. Ti spiego io chi è.
che io sono un professionista guardo Ah, è tutto il quanto, tutti i padre, è il giorni. padre, è il padre di... È il padre, è sposato con la... Come è sposato con la madre di Bravissimo. Aelita? Come? Ti spiego molto bene che cosa è successo. Sono successe un po' di cose in Code Lyoko Evolution. Tyrone, credo, mi pare di aver capito che sia il preside di un'università che al tempo stesso è anche proprietario di un laboratorio e dove appunto sperimenta, vuole creare una specie di supercomputer molto simile a quello che ha creato Valdo. E che cosa succede, no? Questo qua per come si chiama? Per avere i segreti di Valdo ha sposato sua madre, sì, sua madre, sua moglie, Antia, per appunto ottenere i diritti e quindi in pratica l'ha sposata unicamente per copiare Valdo, Ah, semplicemente. ok. E appunto i nostri eroi trovano sto supercomputer dove appunto è sopravvissuto un frammento di Xana. Ho capito. Vabbè, siccome nella serie non ti spiegano assolutamente niente, ho messo su un paio di teorie che tecnicamente avrebbero senso, sono anche mezze confermate, ma che comunque non sappiamo. Ok. Semplice, Dice, semplice. dice, gameplay dice quel professore si chiama Trione. Ok, l'aveva detto anche lui. Allora, continui. L'hai intanto postato? Sì, intanto l'ho postato. Ok, continuiamo. Ecco, Super Game Player ce l'ha vista un po' lunga. Tyrone lavora per il progetto Cartagine. Ecco perché porta la rinascita di Xana. Allora, non porta la rinascita di Xana perché quello che noi vediamo non è uno Xana nuovo, o meglio, è lo stesso Xana, però è sopravvissuto per tutto quanto questo tempo da un periodo sconosciuto. Però sì, faceva parte del progetto Cartagine, perché abbiamo visto in Code Lyoko Evolution che loro due avevano una discussione in un video. Ok. GG, cosa ne pensi di Tyon? Cosa ne penso di Tyrone? Penso che Sì. sia un antagonista tipo infinite volte meglio di Xana. Anzi, penso che dopo Xana, cioè, se ci fosse stato un sostituto degno di Xana, è giusto che sia stato Tyrone. È fatto in Xana 2.0, dice gameplay. Sì, quel Xana 2.0 è innanzitutto il titolo di un episodio, non è. Cioè, sì, tecnicamente 2.0, ma 2.0 non significa per forza che è uno nuovo, significa che è anche migliorato. Meglio di Xana in Evolution, intendi? Da come ho Ma capito, io. correggimi, hai detto di sì? Sì, è meglio di Xana in Evolution, ma tecnicamente è meglio di Xana dalla terza stagione. Allora, continuiamo con... Oddio, mi sono bloccato. Ok. Continuiamo con che cosa? Mi sono ripreso. Continuiamo con le visioni della serie, che tanto sono quasi alla fine. Dai, Allora, dai, dai. l'episodio 3, la fine di Xana, parte 2, perché avevo visto il fallimento della prima puntata, perché la prima puntata, stavamo dicendo, l'episodio 3, stagione 1 che ho fatto, è stato un fallimento, perché è durato 57 secondi e l'ho fatto con una telecamera GoPro tipo cinesissima e l'avevo fatto con poco tempo, ma E quante proprio visualizzazioni ha fatto? guarda, te lo dico, è stato uno dei peggiori, però ti dico che si è portato a casa il film 124, il backstage 177. Poche, Un poche. attimo, hai detto dei numeri, io mi sono confuso. Backstage 100? 77. Ok, che sono che E il sono film i ah,
Sono i video che hai fatto dopo, mentre prima di registrare. No, sono video che ho fatto per fare quell'episodio lì. Ho fatto quell'episodio lì che si chiama Episodio 3, stagione 1, la fine di Xana, parte 1. Poi ho Aspetta fatto. un attimo, è che mi sa che non li ho visti, sai. Ho fatto tipo. Cioè, hai fatto tipo un. Praticamente è stato fatto con pochissimo tempo, ma proprio poco poco, e ha fatto tipo 177 il backstage e 124 l'episodio, che dura circa un minuto. Quindi Non è non ti è andato piaciuto. moltissimo, però si è ripreso con la parte 2 che ha fatto. La parte 2, e avevo scritto anche in arrivo alla stagione 2 perché stavo già programmando una seconda stagione. Code, scusa se perderò la live, devo andare a giocare. Vai pure, vai pure, non ti preoccupare. Che ha scritto che non vedo niente. Ciao Mirko, ciao, buonasera, buonasera, Ehi sono Mirko, Mirko Music. Mirko Music, proviene da Twitch che l'aveva aiutato a raggiungere l'affiliato. L'aveva aiutato a raggiungere l'affiliato e ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Applausi per Mirko. Tryon doveva anche essere nel cartone, ma hanno voluto toglierlo perché non era molto in stile con gli occhi. Non era molto in stile con gli occhi, dice Tryon, dice Duncan. Allora, c'ha ragione sotto un certo punto di vista, però è anche vero che non potevano andare con Xana in eterno. Oh, hanno voluto cambiare. Non. Yes, e ti ringrazio. Non. Yes, e ti ringrazio. Comunque mi sono iscritto. Grazie mille, Mirko. Molte grazie. Grazie mille. Adesso, semmai stasera passo nella live e ti ringrazio così, ti ringrazio con il messaggio, che non passo mai. E lo so perché c'ho poco tempo. Vengo da lavorare, sono stanco. Non cago Twitch da una vita. Oggi faccio la live Oggi parla comunque. di horror. Oh, benissimo! Vai là! Vai là! Aspetta un secondo, arrivo subito. Sì. Allora. Comunque, quello che stai sentendo è un, cioè, diciamo amico, ma l'ho conosciuto da poco. Si chiama CodeGG, che porta anche lui video. E siamo entrati molto in contatto perché Eccomi qua, facciamo la sono stessa ritornato tipologia per di video. lei. Eccoci, allora, niente, dobbiamo aspettare un attimino perché adesso compare l'annuncio e niente, compare l'annuncio a tutti. Tu e il tuo annuncio. Tu hai il tuo annuncio, è automatico, non ci posso fare niente. Scusa. Spero che il 2020 mai sia un anno dove i soldi te li regalano. No, meglio, che crescano sugli alberi. Gioco a FNAF e poi faccio la reaction a Madison, perché è un gioco horror per chi non lo conosce. No, non lo conoscevo. FNAF 2 Non lo invece. conosco, Madison. Comunque FNAF 2 lo conosco. È stato credo il primo FNAF che ho giocato. Il migliore. Poi ho giocato a FNAF Comunque. 1. Aspetta, volevo giocare a FNAF 3, l'ho fatto. Poi volevo giocare gli altri, ma essendo un cagasotto io negli horror, non l'ho fatto. Ma compare, ma perché? Dovremmo portare una serie horror. Comunque, una serie horror. Vai e sai che ci starebbe. Però mi serve qualcuno con cui giocare perché vorrei fare tipo gameplay multiplayer. Ne avrei un paio, magari dopo te li dico. Va bene, perfetto. Allora, dicevamo, comunque stasera basta, stavamo un po' guardando adesso sono tutti usciti. È rimasto solo Duncan. Sono tutti usciti. Poi Sono tutti usciti. È sono tutti usciti. rimasto solo Duncan, Mirko e io. Ok. Ritorneranno.
gameplay è andato un attimo. Ah, ma allora scusami, se c'è Oddi, se c'è Lollo, perché non me lo segna? Io sono pronto a Perché lanciare il mouse Lollo è per un gli occhi. fantasma. Vuoi partecipare anche tu? Vuoi partecipare anche tu? Più siamo, più ci divertiamo. Ma certo, viene anche Lollo a Ma giocare. certo. Madonna mia, ci divertiamo un sacco. Allora, continuiamo. Continuiamo, cazzo. Eravamo arrivati. Eravamo arrivati che tu avevi fatto questo video che non è andato molto bene, che hai fatto col Ah sì. culo, e poi? Poi quell'altro episodio lì, la seconda parte, ma un po' forse ha aiutato qualcosa la luce, perché la luce era molto più migliore lì, c'era molto più sole, o qualcosa, non lo so. Ha fatto tipo 2370 visualizzazioni, la seconda, la terza serie, la seconda parte, parliamo, il film, la puntata, e dura 2 minuti. Quante visualizzazioni ha fatto, scusa? Allora, aspetta che devo ricontare, eravamo a 2207, 2370. Ashro, cazzo. Me ne dai almeno una fetta delle milioni di visualizzazioni che fai a video? Vuoi una fetta? Una fetta, solo una fetta. Adesso facciamo, quando faremo i gameplay horror, li caricheremo insieme e vedrai che fetta ti fai. Va bene. Come gameplay confermo, scusa, Comunque. scusami, non ho letto. Comunque, come gameplay FNAF 2 è migliore, però c'è tanta roba e anche il Breach. Il Breach è molto bello. Il problema del Breach è che costa un È il sacco. Breach. Security Ah, Breach. ho capito che. Ho Io sono capito il pronto a lanciare il mouse Breach. per gli horror. Ci sono sempre stato. YouTube, segnami presente. Partecipo. Segnami presente, Mona, segnami presente. Allora, continuiamo. Dai, continuiamo, quindi. Poi, vabbè, Quindi, quindi, un attimo solo che conto perché questo telefono del cazzo, Madonna, un iPhone non sa contare. 2370. Ok, il backstage poi ha fatto 1126, ma è normale se uno fa l'altro. Scusami, però ti devo chiedere una cosa, Gigi, siccome cercando con gli sì. occhi vengono fuori quelli di Nociclopedia, che non c'entra un cavolo, poi il blog, che non c'entra nulla, viene fuori quello della seconda serie, la novità, che non c'entra nulla, io conterei solo il 20° anniversario e il backstage del compleanno. A sto punto. Perché non c'entrano nulla. Aspetta che non vedo la A sto chat. punto, sì. iPhone L va in mona cattiva. Ha detto: non riesco a trovare un gioco che ti faccio uscire le urla alle 4, alle 4 del mattino. Chi è? Dice Lollo. Ah, Dice Lollo. Ma no, Lollo. dopo ci dice Gigi cosa ha nel repertorio. Che lui ha tanti giochi belli. Non è vero, non c'è niente. Spero di avere tanti giochi belli. Allora, Comunque. eravamo arrivati qua. Questo è l'episodio 4, la rivincita, che non ci doveva essere l'episodio 4. È stato un episodio speciale perché dovevamo finire la serie. Solo che ci siamo detti, ma sai, manca qualche episodio. E abbiamo fatto l'episodio 4. E ha fatto Bello. 1611 visual, quello normale. Mentre invece il backstage ne ha fatto E 2001. ma perché il backstage fa più visual del normale? Perché fa ridere. C'hai ragione, effettivamente. Poi, siccome avevo pensato, ma scusami, ma se sto episodio non esiste. Se sto episodio non doveva uscire,
A sto punto, nello speciale di Halloween, non ci dovevo, me ci dovevo mettere qualcosa. Il problema è che non avevo video pronti. Cosa ho fatto? Fai di nuovo il montaggio con tutti gli episodi della prima serie e lo rimetti sopra come se non fosse successo. E l'ho fatto. Ho fatto praticamente il film completo. Senza contare, però, quell'episodio là. Della serie, no, aspetta un attimo. Della serie ti piace vincere facile, più o meno. E più o meno, sì. 3291. Ma posso dire che fai un pochettino. Sono, sì, sono geloso. Posso dire che fai un pochettino schifo al cazzo? Perché? Per fare tutte quante queste visual. Oh, ma io non faccio niente, io pubblico il video, poi lascio tutto in mano alla fortuna. Beh, anche io sotto un certo punto di vista. Lascio tutto in mano all'algoritmo, che poi sarebbe un algoritmo di merda perché è gestito col culo, però vabbè. Che cosa si può fare? Ne vinci un po', ne perdi un po'. Esatto. Poi vabbè, tutti i momenti divertenti del backstage mi aspettavo facesse di più, eh. Ha fatto solo 2172, però poco ci manca. Babbo, ci sta dopo tutto. Sì, erano video Ci ripetuti quelli. sta. Cioè, nel senso quante. Poi vabbè, l'ultima, la penultima puntata ha fatto 2.706 e 2.673. Allora, siccome non voglio contare tutte le volte perché sennò diventerebbe troppo lunga, dovrei fare i calcoli. Il problema è che io ho già i calcoli pronti delle visualizzazioni qua che le sto contando. Gigi? Sì, ci sono, ti sto ascoltando. Ogni tanto mi scomparisci e non. Come ti scompari? Eh sì, ma perché io quando ti ascolto sono silenzioso? E mi inquieti quando sei silenzioso. Dai, che cazzo? Come faccio ad inquietarti se ho la faccia come il miele? Più. Ok, io ho Boh, contato. Allora, comunque Lello aveva detto che ci sarebbe stato, adesso non c'è più. Boh. Yo, Sekai, è arrivato Sekai. No, c'è Oddino, lo vedo in live, Oddino, lo vedo ancora lì in E diretta. allora dove cazzo ti trovi? Lello, Scrivi dove in sei? chat Che per manchi? cortesia. Scrivi in chat per cortesia. Mi Lollo, scrivi in chat per cortesia. Eccomi, manchi! eccolo. Eccolo qui. Il campione battuto, il campione in carica. Aspetta che saluto Sekai e sono in live se vuoi passare. Aspetta, questo chi era? È Mauro. Mauro nel Discord. Ah, ok. Allora, Comunque. poi arriviamo al punto focale, che qui ancora devo capire Il perché. punto focale. Il punto Ma focale. il punto focale. Aspetta se non un attimo. Il punto focale, in quale parte del corpo della foca sta? Hai detto una cazzata. Ma È da tutta la live che sono qui. dai che ti ho fatto perdere almeno 35 iscritti. Sì, certo. Oddio. Allora, facciamo una cosa. Dovrebbero essere mostrati gli annunci, ma io qui lo posso saltare perché vogliamo finire qua e gli annunci li mostro un'altra volta, quindi salta gli annunci. Dai, guardiamo gli annunci. Annunci saltati, perfetto. Allora, ritorniamo all'ultimo che siamo, abbiamo finito. Il punto focale di questo video qui, il 20° anniversario di Code Lyoko, che è un video fatto così, quello che tu hai detto che è stato bello, che ci hai anche commentato, quello del compleanno, Sì. si è fatto
13.774 visualizzazioni. Come? Porcaccio. Come? Come? Ma come? Ma come? Ma sì, infatti... Allora mi sa che seriamente i tuoi iscritti ti seguono unicamente perché sei tu e non per gli argomenti che porti. Sì, cos'è che sono io? Solo perché mi seguono perché sono io non ha senso. Hai anche ragione. Poi, Ancora il trapano! Il trapano voglio che diventi un nuovo ospite della live. Allora lo scrivo, tanto questa live dovrò poi editarla, la metterò non in elenco per chi l'ha visto, scriverò con ospite trapano. Erika, ciao! Dov'è Erika? Ah, eccola qui! Erika, ciao! La tipa stratosferica! Erika, ho visto che non sei ancora iscritta, iscriviti al canale, porcaccio! Un secondo, aspetta un attimo che mi è caduta una cosa. Ciao Sekai, ciao! Anche tu vedo che non sei iscritto, iscritto! No, niente, stiamo un po' cazzeggiando un po' così in chat, quindi ci può stare che stiamo un po' facendo i cretini. Come va? Tutto a posto? Eccomi qui. Scusate se ieri e oggi non c'ero, cioè ieri e oggi, neanche oggi ci sono perché dopo devo andare via. Scusate se non c'ero, se... Tada, ti sei iscritto, fatto, immediato. Benissimo, oggi proprio la live va ad un gonfie vele, neanche in un'altra live ho fatto così tanti iscritti. Ero convinto di esserlo. Allora aspetta un attimo che le devo mettere il ruolo, comunque la devo ringraziare ancora per il nitro, molto, molto gentile. Voilà, sì? E adesso in quanti siamo? Adesso siamo in un paio di persone, se rimanete un po' così parliamo, se volete venire nel Discord, fate quello che volete, sentitevi a casa con me, perché comunque sono uno youtuber ospitale, non è vero? Di niente, se ti vuoi, ciao Seca. Allora. Comunque per ricambiare, devo fare una live insieme a te uno di questi giorni. Sì, lo dobbiamo fare per forza. Magari così almeno arrivano gli spettatori anche da me, i tuoi spettatori. Perché così almeno non sanno neanche chi sono. Sì. Ma già che... No, lascio perdere. Allora, ragazzi, vi lascio un attimino con... Gigi, un attimino, devo andare un attimo in bagno. Trattieni un secondo. Vai. No! Ma Mauro! Me lo avrei io questo privilegio, ora che ho scoperto... Ma Mauro, ma come? Il primo abbonato! Il primo abbonato? Il primo! Ma Mauro, grazie! Adesso ti devo ringraziare nel prossimo video, anzi ti ringrazio in più video probabilmente, perché già mi hai donato il nitro, più mi doni l'abbonato. Guarda, io spero che tu a Bologna vieni, perché dopo questa... Così ti do un bacino. Sì, ma gli offro anche il pranzo se vuole. Se vuoi... No, quello te lo devo aprire io. Sì, è vero. Grazie. Allora oggi si mangia. Dai, arrivo ragazzuoli, vado un attimino in toilette, tu intrattieni. Intanto io racconto una storia. Così ti do la paga di 5. Volete ascoltare la mia storia? Così ti do la paga di 5 centesimi. Dai, ci sto. Allora, volete ascoltare la mia storia? Molto tempo fa, in una terra lontana, un ragazzo di nome, chiameremo Pippo Franco, viveva in una casa di montagna. Era l'unica casa in quella montagna e Pippo Franco iniziava a sentirsi solo.
perché dopo più o meno 69 anni che viveva là da solo, perché sua madre era stata sbranata da un orso e suo padre è andato a comprare il latte e non è più tornato, aveva voglia di stare con degli amici, con una persona, magari trovarsi anche una bella fidanzata, robe di questo tipo. Così che cosa decide di fare? Fece una cosa che non avrebbe mai pensato di fare in tutta la sua vita, ovvero uscire di casa. Inizialmente era un attimo strano, l'aria fresca della montagna aveva una percentuale di ossigeno molto superiore a quella che era abituato a stare dentro casa. Il sole, la luce del sole era molto più intensa di quello che usciva dalle finestre, quindi gli bruciava un pochettino la pelle, gli occhi. Però a un certo punto iniziò ad abituarsi e praticamente molto lentamente iniziò a passo dopo passo iniziò ad allontanarsi sempre di più da casa. Percorse il suo sentiero, nemmeno sapeva che esistesse un sentiero, e man mano che continuava a procedere, iniziò ad avere sempre meno paura del mondo fuori, che fino a poco tempo fa, fino a quel momento, credeva che fosse cattivo. Andò in città e trovò una cosa strana che non aveva mai visto. Tutta la gente là lo chiamavano Bar. Nel bar incontrò questa ragazza bellissima, dai capelli biondi, era visibilmente palestrata, molto alta, quasi il doppio dell'altezza di Pippo Franco, e subito lei lo puntò con quegli enormi occhi azzurri e disse: "Tu sai fare i regalini, non è vero?" E Pippo Franco, che non aveva mai parlato con nessuno, il suo italiano era un pochettino, come posso dire, era un pochettino arrugginito, dato che le uniche persone con cui parlava era me stesso e me medesimo. E quindi lui disse l'unica delle due frasi che si ricordava, ovvero sti. Quella sera, Pippo Franco e la tipa che chiameremo Esmeralda fecero un bambino. Fine. Bella Che ne storia, pensate della storia? Mamma bella storia. Non l'ho sentita tutta, ma bella storia, me la ricordo. mia, hai ascoltato! Appunto, ecco perché ti ho detto bella storia. Pensavo fossi ancora in bagno. No, ero qui da tutto il tempo. Vedi cosa succede a non vedere la live? Ok. Allora, dicevo. Rivediamo alla prossima live dove racconterò delle storie. Dicevo, stavo contando gli ultimi visual. L'ultimo episodio ha fatto 6258, perché non ho ancora fatto il backstage, devo rimediare. Ma sono pigro e non ho voglia di fare. Ma E non. che cazzo, sei proprio un cazzone, fattelo dire. 6.200 sono 45. L'ultimo il backstage del compleanno che l'ho fatto, 2.103. La prima serie è stato visto da circa 48.000 persone. C'ho qua il contatore. Aspetta, di buono, dove siete? Qua. Circa, eh. Ashro cazzo. No, sono quasi 48.000. Vabbè, Sono detto circa 48.000, circa. però manca poco. Scusa un attimo, qual è il pubblico di quei video? Il pubblico di quei video è. Perché dubito che siano solo italiani. Non sono solo italiani.
Continua così, diventi ricco. Ah, faccio grazie dei 99, a sorta di 99 euro al mese arrivo. No, vabbè, comunque grazie. Almeno qualcuno mi supporta direttamente. Io volevo farlo, però non ho dimenticato la password del come cazzo si chiama della postpay. Ho scoperto che tutte quante le volte in cui non funzionava era sbagliata. E quindi ho dovuto rifarla. L'ho pagata, questo dovrebbe essermi costato in teoria quanto? 10, 12, 13 euro, l'ho pagata 4,90 euro. C'era il 50% di sconto. Lascio, cazzo, ne voglio una per il compleanno. Me la sono fatta personalizzata con questa foto qui, 13 euro circa, col 50% di sconto come regalo di benvenuto su un sito, che è un sito che è una casa che produce cover in Emilia Romagna che le fa personalizzate, 4,90 euro. Quanto si dice stonks? No, quella è una frase mia, non rubarmela. Però qui è stonks, 4,90 euro. Sì, qui è Stonks, però sono geloso delle mie frasi. È vero, è vero. Allora, quante ore di live sto facendo, Santa Maria? Un'ora e Sei mezza? a 70 minuti. Sono 1:11:25. 70 minuti. Devo poi fare l'editare da Elita, tieni conto, Ma che te ne accorgi se non lo fa bene? eh. Eppure Erika si è abbonata! Grazie! Ma questi c'hanno, ma questi i soldi dove li trovano? M'ha ucciso! Mi hai ucciso! Ora puoi comprare le Goleador! Sì, ma quelle buone di Goleador ormai costano circa 2 euro! No, a me davanti a me è partita una pubblicità, bastardo. Ma proprio nel momento preciso è partita, eh? Aspetta, se siete ancora lì, state ancora adesso. Aspetta, grazie mille per l'abbonato. Grazie mille per l'abbonato perché non ho. Eh, 99 più 99 fanno quasi 2 euro, Sium. Ha Mi hanno ragione. offerto la colazione, mi hanno offerto. Hanno fatto il caffè. Il caffè che adesso è con quasi 2 euro mi prendo il cappuccino, eh. Cioè, costa 2 euro Io il cappuccino. sono ancora qua. E sono ancora qua. Già. Già. Io ci spendo 3 euro. Ma sì, più vai in su, più costa. È una follia, infatti. A Milano, tipo, non ti dico, eh. Ancora peggio. Stiamo parlando. Ma mi pare che loro abitino a Milano, sai? Rip, rip, rip. Guarda, se proprio vuoi andare a prenderti un caffè, devi andare fino a Napoli e te lo prendi con tipo. Quando è che l'ho pagato lì? Ho preso tipo un cappuccino con cioccolato buon. È ripartito il trapano, è ripartito Bosch. Allora, quel trapano, fai una cosa del genere, vai su, chiamalo e digli di fare la live con noi. Rumori molesti. Non ha funzionato. Adesso si cagano addosso e non fanno più il Non trapano. ha funzionato, stanno continuando. E Comunque, quindi, compare, dimmi. prossimo video. Prossimo video devo pubblicarlo entro. Mi sono dato il tempistica, il 13 devo pubblicare il video. Assolutamente. Così che vuoi proprio bene al mio canale. Poi ci sono io Ma sul cellulare il pulsante. Ma sul cellulare il pulsante abbonati dove sta? Allora, te lo dico subito da qua. Vado con il mio account e te lo dico. Il pulsante.
Ma sai che non so se c'è il pulsante abbonati sul mio telefono? Basta, perché devi tapanare? Basta. Se ti piace il classico gioco di Monopoli, impazzirai per questo. No, grazie. E ora... il pulsante a fascio, dove sta il pulsante abbonati? Allora io vedo qua dal cellulare simbolo del dollaro, vedo perché non ho il PC, se lo trovo. Allora vuoi fare un regalo che mi ha scoperto? Vuoi fare un regalo? Comunque giù quando segui, vabbè, o fallo lo stesso, mi fai un favore, cioè ci dai un supporto diretto, anzi, semmai a primavera, così siamo più spogliati a portare il film, visto che pago sempre io tutto quanto, ma sto andando in bancarotta, so di pagare. Ma hai lì la matita, quando... C'era stamattina, infatti me l'ha detto, potevi fare la live di sabato che io qua sono qua sabato? E ormai l'ho programmata. E allora la prossima volta Che falla di cazzo! sabato. E allora la prossima volta falla di sabato. Alita, tu che manterai il video. Adesso fai una cosa, sai cosa faccio? Ti passo il mio avatar, quello che utilizzo nei miei video. Poi fai una specie di zoom, o comunque mettici un effetto strano, mentre io dico esattamente questa frase. Alita! Fai una cosa, mandami su Discord, Lollo, mandami su Discord quello che vedi nella chat Discord, perché non so tu che telefono hai, se è un Apple o un Android. Fai lo screen e lo condividi. Comunque, ragazzi, mi sa che lo stacchiamo alle 15:30, che sono già circa 1:16. Ah, iPhone. prima di staccare, Sì. devo porti una domanda. Dimmi. Esattamente, per il futuro di Codlioco, cosa ti aspetti che succeda? Allora, io spero che continua. Spero. Lo spero anch'io che Allora. continua con tutto il cuore, perché comunque è una serie, un cartone che porto nel cuore da quando sono piccolo e mi ha aiutato un casino. Parlo in generale perché comunque è stato il mio primo cartone. E l'ho cominciato a conoscere in terza elementare, più o meno, terza o seconda elementare, non mi ricordo. E vorrei almeno che la gente, un po' più di gente, lo guardasse, perché comunque merita, perché comunque è stato uno dei pochi cartoni che, come posso dire, facevo un film Ho mis segnato. faceva sì, mi ha segnato e poi facevo tipo una specie di mini film, perché comunque sembrava tipo un mini film loro che entravano nel mondo virtuale. Alla fine era come se fosse un videogame. Alla fine parlo per chi non lo conosce. Non penso che in questo canale non ci sia qualcuno che lo conosca. Ah, ok, allora, se non vedi il pulsante condividiti da lì, condividerti, condividi, vai sul canale, pigia sul canale, ma proprio sul canale, e tipo fai, ok, non c'è il pulsante abbonati, potrebbe essere un problema, non c'è il pulsante abbonati, potrebbe essere un problema. Bello. Aspetta un secondo, eh. Aspetta un attimo, eh. Condividi di nuovo e non ci piazzi. Non Beh, c'è. cosa sarebbe meglio fare tra tipo un paio di mesi? Un paio di mesi che abbiamo più conferme, robe di questo Sì, genere. esatto. Sarebbe molto bello, ma credo che forse è meglio se lo facciamo sul mio di canale. Sì. Una live dove io e te più un paio di altre persone, dipende chi vorrà, venissimo a discuterne. Ci può stare. Allora, fai una cosa. Lollo, fai una cosa. Siccome non trovo il pulsante abbonati, fai una cosa. Ci dovrebbe essere comunque scritto super sticker o super chat nella chat live.
Basta solo che la apri. Apri la chat e qua c'è il simbolino del dollaro, non si vede perché non mette a fuoco questa telecamera. Qua. Ci pigi sopra, c'è scritto super sticker o super chat. E puoi mandare una GIF e paghi solo in quel momento lì e basta. Poi secondo me devi farlo dal computer. Perché io non lo vedo, neanche io lo vedo. E sono da iPhone. Quella cosa lì ci può stare comunque. E però dobbiamo entrambi in realtà. Sai cosa? Allora, per avere conferma voi che te la dica tutta, non mi sembrano che siano dei tizi che quando vogliono qualcosa facciano il meno possibile per ottenerla. Perché secondo me, se loro vogliono, possono. Parli Sta nella. di quelle di Code Lyoko, degli autori, parli di loro? Sì, io sono dell'idea che sicuramente lo faranno, a Ma meno che che... non vengano impediti da qualcuno. Sì, perché hanno detto, perché nella traduzione c'era scritto siamo d'intralcio. Può anche essere tradotto male, ma se fosse così la frase, mi sta da dire che qualcosa li impedisce di fare. La È traduzione. ovvio che i tempi non sono maturi e che devono ancora fare un pochettino di cose, però io sono dell'idea che sicuramente uscirà. Non quest'anno, nemmeno l'anno, sì, quest'anno che ormai è quasi finito, penso che non esca. Nel 2024 probabilmente inizieremo già ad Ti avere aspettiamo qualche Lollo, fai indizio. veloce. Ok, ti aspettiamo Lollo. Perché ha Ma detto non è che è quasi finita, avevi detto, se finivamo alle 15 e mezza. sì, però ha detto ero io un secondino. Ah, no, Comunque sono dell'idea che hai sbagliato. Ah, no, niente. per il 2025 uscirà. Secondo me, che giorno? 2025 minimo. Almeno il 25, aspettiamo il 25. No, il 2025. Poi probabilmente in realtà uscirà un pochettino dopo, ma dipende in realtà. Dipende. Potrebbe Il anche. fatto che se il progetto è nelle loro mani, confido davvero tanto in loro. Penso che proprio non ci siano persone migliori per affidargli questa cosa. Sì. L'unica cosa che hanno tirato, come ha detto Code Lyoko FR, è il sito ufficiale che ha tirato un po' sul naso è stato quando la gente, quando c'è alcune persone hanno visto il canale YouTube di Tesulla e hanno detto un canale solo con due video e pubblica questa notizia d'improvviso, è un po' improvvisa, sembra un po' un fake. Ah, poi è stato confermato che non lo era, vero? Non lo so. Mi pareva di sì. Dove è stato confermato? L'ho sentito da qualcosa, adesso non mi ricordo, ma mi pare che sia stato confermato, forse su Reddit. Su Reddit, fammi vedere su Reddit perché io l'avevo mandato il coso di Reddit. L'avevo mandato. Comunque, tra 6 minuti abbiamo finito. 6 minuti e finiamo. Allora, programmazione video annunci, notizie, news attendibili. Ok, notizie, no, annunci. Vediamo. Traduci. Io sto leggendo. Ok, qua.
Allora, ok, è una buona notizia da sentire, ma riavvolgi un po' le tue parole. Non è in produzione, a quanto pare probabilmente non hanno ancora iniziato a scriverlo. No, ovvio che non. Da quello che sembra più che stiano ancora cercando di far sì che le reti lo accolgono. Quindi questo mi sta a significare che le reti non è che non lo vogliono, ma che come se c'è qualcosa che li blocca a trasmetterlo, secondo me. Che le reti lo raccolgano o che Mediatun dia il via libera. Anche tu, scusami, allora io adesso voglio dire, Mediatun, che cazzo aspetti? Cioè, hai l'opportunità sotto la mano di dire ho un progetto che mi può tirare su dei soldi, non lo vuoi fare. Allora dimmi che tu, Mediatun, vuoi guadagnarci in qualche modo online. Mi verrebbe da dire questo, ma non credo che loro si farebbero fermare da una Mediatun qualunque. Secondo me, Ma spero. sai cosa? Fare Dimmi. una cosa del genere è molto complesso da fare perché prima di tutto devono vedere quanti soldi devono spendere. Poi devono vedere effettivamente, cioè questi qua non sanno ancora che cosa fare e già subito chiedono alle cose. È ovvio che non gli danno il via. Prima devono sentire il progetto in sé e poi devono capire come funziona l'andazzo. Esatto, il che spiegherebbe Ah, il fatto che tutto è meglio tu. il. Ok, aspetta. Il che spiegherebbe tutto il loro linguaggio incredibilmente morbido e non impegnativo che hanno usato nell'intervista. Sono stato qui per quasi tutte le volte che il più piccolo pezzo di notizie ci ha ottenuto BTFU, questo sarebbe tradotto male, e posso dire per esperienza che è un ottimo modo per esagerare anche le aspettative e deludere tutti. Questa però l'avevo detto anch'io tutte le volte che scrivevo su Discord e nessuno mi aveva dato corda. Boh, io onestamente non voglio crederci che sia una bufala, in No, realtà. ma neanch'io, ma io ho sempre detto su Discord, ragazzi, aspettiamo la notizia ufficiale perché poi venite delusi. L'ho detto anche, me l'ha detto anche Anita quel giorno lì, quel sabato lì che stavamo cercando le notizie, chiaramente, e ha detto dovremmo aspettare le notizie ufficiali perché giustamente non sappiamo niente, perché poi magari può essere una bufala, la mozzarella, che battuta, qualsiasi cosa. Però vedevo che la gente continuava a scrivere su Discord, a me un po' mi dispiaceva, cioè a me mi dispiace di più che la gente ci rimane male che non lo facciano. Perché poi aspettiamo e non c'è. La mia paura, Sì. sapete la mia paura? Se si riveli davvero una menzogna, penso che possa letteralmente togliere i fan dalla serie. Perché i fan abituati, speranzosi, alla fine sapranno è l'ennesima prova che non ritornerà. Quindi a un certo punto i fan si stancheranno e lasceranno la serie. Questo è il problema. Quello è il Cioè, problema. io da. Io da fan, dopo aver sentito che ci sarà un seguito dopo tantissimo tempo, poi alla fine si scopre che non è speranze distrutte, non seguo più la serie, perché tanto che senso ha, non ne faranno più altre. Allora, io ti dico, guarda, se si rivela una bufala. Io da qui mi impegnerò al massimo per fare a meno continuare a fare il mio progetto qua, se si rivela una bufala, perché voglio raggiungere l'obiettivo che ho detto nell'intervista, quello che mi hanno fatto sull'altro sito. Voglio almeno raggiungere quell'obiettivo lì, perché io voglio prendermelo, non perché lo voglio portare in Yattabue questo cartone, ma lo voglio prendere perché per il semplice fatto che è stato dimenticato troppe volte, è stato tipo lasciato lì a marcire per un bel po' d'anni, poi adesso magari lo tirano fuori e magari una bufala. Se è così, allora alla fine dico, allora alla fine adesso mi impegno io, vado come deve andare e buona lei, io rimarrò lo stesso fan, cercherò di impegnarmi il più possibile, poi vedrò tra tutte le cose cosa devo fare, come devo muovermi e tutto il resto, se succede questo. Se non succede, continuerò lo stesso a fare il mio progetto,
tenendolo comunque in una sorta di vita con Yoko, capito? Sì, ma sì, è vero, c'hai dei buoni propositi. Per quanto riguarda io, mi rimarrei davvero tanto deluso. Sì, però non direi tanto. Io credo nei fan. È tutto il mio supporto. Grazie mille, Lollo. Grazie mille. Grazie mille anche a Sekai e a Erika. Anche a Gigi. Volevo dire l'ultima cosa, poi stacchiamo. Anche se fosse una bufala. Aspettate un attimo che bevo, poi. Perché questa cosa è importante. Dove cavolo è finita la mia bottiglia d'acqua che l'ho lanciata? Allora, dice mozzarellona di bufala. Dice Mauro. Quello che io voglio dire, se anche se fosse stata una menzogna, l'hanno fa credo che loro lo abbiano fatto questa cosa qui un po' per una costrizione di magari vedendo le cose in sé, magari posso dire che hanno fatto questo per fare in modo di dire continuiamo noi, occhio. Che se noi continuiamo possiamo buttare giù tutti i contenuti di coso. È una mia teoria, è una mia teoria. Metto le mani avanti, metto le mani avanti. Può succedere? Sì, può succedere. Se poi l'hanno fatto perché volevano portarsi a casa qualche soldo così per tirare su qualcosa, non credo, eh. Non credo. Io rimango comunque fan. E continuerò a portarlo. Non credo che comunque bisogna togliersi dai fan di Code Lyoko solo perché sì, avranno detto una menzogna. Ma continuare a creare contenuti di Code Lyoko alla fine lo fa tornare lo stesso in vita, è come se fossi sempre Code Lyoko. Ritorna Code Lyoko con un nuovo contenuto, c'è cioè un altro contenuto di Code Lyoko, anche se non è una puntata del cartone animato, è sempre comunque Code Lyoko. Come faccio io, anche se non è una puntata vera e propria del cartone animato, ma faccio il. Ma faccio, lo ricreo, anche i real e creo il copione. E sempre Code Lyoko è, quindi potrebbe essere tipo, che ne so, una serie di Code Lyoko fatta da un fan, una serie come fanno tutti ormai i canali di Code Lyoko, che creano le loro serie. E questo è che volevo La dire. domanda è per quanto possono andare avanti? Fino a quando ci sarà gente che li guarda? Conta il Infatti, fino a quando. fatto che i canali YouTube di Code Lyoko dicono che non si possono monetizzare. I canali di Code Lyoko in realtà sono altamente monetizzabili perché anche se c'è questa serie qui, nessuno vieta di farlo e di riprodurlo perché tu stai riproducendo una cosa tua alla fine, la stai facendo tu. Quindi riprodurre una serie a mano su un qualcosa di diverso, tu puoi tirarci qualcosa e non è sbagliato perché quello ti fa andare avanti, perché senza un ricavo dietro non puoi andare avanti perché poi alla fine ci spendi tu. Capito? Capito. Però dobbiamo vedere. Hanno detto che ci aggiorneranno tra un paio di mesi. Io non vedo l'ora. Speriamo. Ok, ho allungato un po' troppo, siamo andati a 1 minuto e 34. Adesso possiamo chiudere. Ringrazio tutti quanti, ringrazio Lollo se c'è ancora, ringrazio Erika, ringrazio Mauro per essersi abbonati, grazie mille, ringrazio il buon vecchio Code GG per essersi unito. Sempre e comunque. Sempre comunque, adesso tu quando è che la fai la live? Non penso questa settimana, probabilmente potrei farla la prossima. Bene, perfetto, prossima settimana. Di nulla, ci vediamo alla prossima. Grazie mille a tutti quanti, ci rivediamo alla prossima. Adesso questa live qua sarà non in elenco perché la dovremo editare, quindi potete rivederla, vi condivido il link su Discord se lo volete rivedere.
Grazie mille, ciao, ciao, ciao Mauro, ciao Lollo, ciao a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. Ah, il prossimo video, ve lo anticipo già, dovrebbe uscire, se tutto va bene, il gioco di Kotlioku War of Roxana, che doveva già uscire, ma Oh. c'era troppo audio, c'era l'audio troppo alto, non riuscivo ad abbassarlo. Devo rifare il video. Quindi lo rifaccio fino al gioco completo e lo faccio uscire. Ciao ciao! Ciao! Ciao. Ciao! Allora, termina.